Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna, oh bella ciao. Buonasera e benvenuti a tutti e tutte a questo incontro importantissimo, direi. Ancora una volta l'ANPI vuole informare e dare anche come dire, la possibilità di prendere consapevolezza di quanto può essere importante anche personalmente cercare di impegnarsi per un diritto così importante, il diritto fondamentale, perché sentiamo parlare molto di principi fondamentali, che sono i principi fondamentali nei 12 articoli principali della Costituzione, ma nell'articolo 32 si parla di diritto fondamentale e questa è una cosa importantissima che i nostri relatori ci spiegheranno molto bene. Il relatore, intanto l'ospite principale, no? L'ospite principale alla mia destra è il professor Marco Geddes da Filicaia, che ha un curriculum che lascio il compito a Stefano di leggervelo, e Stefano Cresci, che è il nostro vicepresidente provinciale dell'ANPI, appunto provinciale di Parma. Voglio ringraziare il patrocinio, il sindaco, l'amministrazione per il patrocinio che ha dato a questa iniziativa, nonché le associazioni che hanno collaborato, che sono Insieme per la Salute, 365 volte donna, e, che comprende anche la consulta del volontariato, e Avoprorit per la lotta ai tumori. E voglio ricordare che questa iniziativa è stata decisa all'interno del Consiglio Federativo della Resistenza in febbraio, più o meno, quando ci siamo incontrati appunto con il sindaco che ne è presidente, e proprio Stefano Cresci, che anche egli ha un passato notevole di volontariato e di lavoro e quindi lui ha fatto questa proposta e siamo anche riusciti, insomma, a realizzarla. Quindi passo la parola a loro e vi ringrazio. Grazie. Allora, intanto il relatore è uno, non per scaricare il barile come si fa normalmente in Italia, ma proprio perché per competenze, conoscenze e curriculum, diciamo, noi qui abbiamo uno tra i massimi esperti di sistemi sanitari in Italia, quindi è un incontro
che avviene a Salso, e Salso città della salute, no? Cioè, nel senso, oltre a essere nella casa della salute, Salso dovrebbe essere identificata, almeno nella nostra provincia, forse anche a livello nazionale, come un centro che fa della salute e del termalismo il suo centro anche economico da un certo punto di vista. Quindi sono molto contento di essere qui, ringrazio l'AMPI di Salso Maggiore di aver organizzato e anche il Consiglio Federativo di aver deciso di fare questo incontro, perché chi mi conosce sa che sono decenni che tratto questi temi e in particolare almeno un decennio che sottolineo nella mia attività anche di volontario in ambito sanitario il tema del sistema sanitario nazionale e soprattutto il diritto fondamentale dell'articolo 32 della Costituzione, che è il diritto alla salute, in realtà il diritto alla cura, ma noi fondamentalmente lo trattiamo così. Quindi io direi di presentare intanto il professor Geddes, perché mi sembra giusto anche che voi conosciate la persona, oltre che medico epidemiologo e anche autore. Ha sempre una formazione in ambito di sanità pubblica, programmazione sanitaria, ha avuto prestigiose incarichi a livello internazionale, sia nell'Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro, la IARC, e quale esperto per Biomed presso la Comunità Economica Europea. E poi è stato per 6 anni a livello nazionale, è stato anche vicepresidente del Consiglio Superiore di Sanità su nomina del Ministero. Del ministro, vero? È stato membro anche di comitati nazionali e forse lo è ancora, ma in particolare cito la qualità di direttore sanitario dell'Istituto Nazionale Tumori di Genova e del presidio ospedaliero Firenze Centro, dove è stato coinvolto anche in tutta una serie di ristrutturazione, proprio perché è un esperto anche di ristrutturazione degli ospedali, quindi anche del luogo fisico ospedale. Ha avuto importanti incarichi anche amministrative, perché è stato assessore alle politiche sanitarie e sociali del Comune di Firenze ed è autore di centinaia di pubblicazioni, ma anche di una ventina di libri, qualcuno l'abbiamo anche qua, io cito solo 3 che sono usciti per il Pensiero Scientifico Editore, che è Cliente, Paziente, Persona, Il senso delle parole in sanità del 2013, La salute sostenibile, che consiglio perché è un libro veramente molto interessante, del 2018, e La sanità ai tempi del coronavirus, che abbiamo anche qua, tutte e due, del 2020. Quindi lo ringrazio per la disponibilità, veramente è stata una scoperta, cioè, anche a livello umano direi, molto molto bella, e quindi invito a fare un grosso applauso al professore. Allora, intanto come struttureremo questo incontro? Sarà un dialogo, io mi sono preparato alcune domande, spero che di interpretare anche le vostre, poi è chiaro che alla fine ci sarà spazio per le domande dal pubblico, quindi io mi sono preparato partendo anche dai perché abbiamo chiesto di fare un incontro del genere. È anche intuibile, perché quando comincia a venire a mancare il diritto, ma qualsiasi cosa, no? La libertà, le cose, cominciamo a forse preoccuparci. Ma io vorrei ripartire proprio da cosa c'è scritto sulla Costituzione, cioè cosa che io cito a memoria quando vado nelle scuole, ma penso che sia importante per i cittadini ripartire dalla Costituzione, dalla conoscenza specifica. Quindi cosa recita l'articolo 32, il primo comma? La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Queste non sono parole scritte così, cioè, per esercizio stilistico. La Costituzione è un progetto politico da realizzare. E questo dobbiamo capirlo prima come cittadini e poi farlo capire anche agli amministratori.
Ecco, io volevo partire da due cose per spiegare l'incontro. Intanto da una frase che mi ha colpito molto del professore, cioè un sistema sanitario pubblico e universalistico e sostenibile nella misura in cui i cittadini lo vogliono e intendono sostenerlo. E io l'ho associato ad un'allarmata dichiarazione, poi dopo veniamo alle domande, della Corte dei Conti. Perché alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, e cito testualmente così non mi sbaglio, cosa ci dice? Non cioè, riferendoci al sistema sanitario nazionale, che non garantisce più alla popolazione un'effettiva equità d'accesso alle prestazioni sanitarie con intuibili conseguenze sulla salute delle persone e pesante aumento della spesa privata. Cioè, cosa vuol dire questo? E che vengo subito magari a iniziare le domande. Intanto, il perché sono intuibili, però ci sono delle cose che andrebbero chiarite e volevo appunto sentire direttamente dal professore questo. Cioè, a volte il sistema sanitario nazionale lo si fa coincidere col diritto universalistico alla salute. Cioè, quindi c'è una sovrapposizione, no, di termini, cioè si fa coincidere il salvataggio del sistema sanitario nazionale con il diritto universalistico alla salute. Ma sono veramente concetti che possono coincidere? Tanto buonasera e prima di rispondere vorrei ringraziare di questa occasione, di questo invito, in particolare all'AMPI, associazione che io non ho mai frequentato per motivi sanitari, ma invece per motivi istituzionali, in particolare l'11 agosto e la liberazione di Firenze. E le mie vacanze estive da amministratore iniziavano il 12, ovviamente, dopo una testimonianza di personalità e riflessioni sul valore della resistenza. E credo che, consentitemi di questa brevissima riflessione, che un impegno in ambito che tra virgolette esula dal ricordo resistenziale, come le questioni sanitarie, sia non solo legittimo ma doveroso, perché alla resistenza dobbiamo la nostra Costituzione e questi valori. Vengo al primo non facile quesito che mi viene posto. Intanto, la Corte Costituzionale ha più volte riaffermato il diritto alla salute, l'ha chiamato in una sentenza del 2017, che il diritto alla salute può essere definito nello stesso tempo come il più importante e il più fragile di tutti i diritti sociali. Poi, ci sono varie sentenze che individuano il diritto alla salute come prioritario rispetto alle componenti di disponibilità finanziaria, non solo della persona, ma dello Stato, che vuol dire che la parte di finanziamento deve essere adeguata, aggiustata e definita in relazione alla difesa di un diritto, del diritto fondamentale, perché questo è l'unico diritto che è definito come diritto fondamentale, come se, ed è la salute, il mantenimento della salute è prioritario perché in mancanza di questo, gli altri diritti vengano a non poter essere fruiti. L'altro elemento, e vengo in parte alla risposta, è dovuto al fatto che il diritto alla salute è stato definito e difeso
rispetto ad altri diritti, proprietà privata. Pensate alla questione dell'Ilva, ad esempio, no? Un difficile anche equilibrio fra il diritto al lavoro, l'ambiente e il diritto alla salute. Anche perché la salute non coincide con il servizio sanitario. Quando si fanno le stime, quando qualcuno fa le stime, attribuisce all'intervento medico, diciamo, all'intervento sanitario, un 20% della rilevanza rispetto alla salute della persona. Ora, sono quelle stime molto difficili, secondo me. Io diffido un po', come quando si dice che in Italia c'è il 50% dei beni artistici del mondo, la Toscana ce n'ha il 45% rispetto. Sì, insomma, sono calcoli, però diciamo chiaramente che determinanti di salute ce ne sono altri, l'istruzione, le differenze di salute e di durata della vita fra i laureati e chi ha un titolo di istruzione bassa, il luogo di residenza che poi è legato a... qui ci sono dati molto, molto interessanti perché ci sono due studi, uno studio classico a Londra in cui evidenzia che in ogni fermata del metro si perdono 6 anni di vita, passando da un quartiere periferico sulla linea Victoria alle zone invece ricche, si ha un guadagno di vita, per cui conviene pigliare quel metro, ma insomma andare a abitare. In misura meno rilevante, un collega e amico dell'Università di Torino che ha fatto uno studio sulla tram 3 e il passaggio dai quartieri verso la collina a quelli più disagiati, si ha una perdita di speranza di vita di 4 anni. Come peraltro, se voi guardate la speranza di vita che abbiamo in Toscana, ad esempio, anche in questa regione rispetto alla Calabria, ci sono differenze rilevanti. Ecco, quindi i determinanti ci sono, si è detto il luogo, come delle volte si è studiato le dimensioni della casa, ad esempio, il possesso della casa là dove ci sono nazioni che hanno diversità, insomma, che hanno un numero di case in affitto, noi ne abbiamo relativamente poche perché è più diffusa la casa in proprietà, ma insomma, se si va per metri quadri c'è una rilevanza. E gli altri fattori determinanti, il fumo, l'alimentazione, l'attività fisica, poi bisogna l'alcol. Bisogna stare attenti perché, secondo me, in queste definizioni, perché per un lungo periodo si è pensato, si è attribuito unicamente agli stili di vita, cioè a una responsabilità individuale. Io non voglio negare che una responsabilità individuale esista, insomma, o vada in qualche modo formata e sollecitata, ma ci sono le politiche che attività fisica vuol dire spazi idonei, vuol dire trasporti pubblici che danno una mobilità fino alla fermata e dopo, vuol dire percorsi ciclabili,
le politiche che riguardano il fumo o l'alimentazione. Pensate all'alimentazione, noi abbiamo un problema rilevante, che è quello che nelle fasce giovanili l'obesità o il sovrappeso è cresciuto negli ultimi decenni in misura rilevante ed è un collegato alla situazione di diabete nell'età più adulta. Qui le politiche alimentari e le politiche sullo zucchero, sulla tassa sullo zucchero, e i cibi, ecco, quindi questi elementi qui, devo dire che quando è stata proposta una tassa sullo zucchero e una tassa e aumento delle imposte sul tabacco, ci fu una proposta da parte dei due parlamentari, primi firmatari del Partito Democratico, non so se si chiamava così, diciamo, perché ogni tanto cambia nome, del Partito Democratico, per cui uno era il presidente dell'Associazione degli Ordini dei Medici, il governo la cassò, ma era il governo Renzi. Quindi vedete che le lobby e le politiche hanno vie molteplici, ma per tornare alla questione, quindi i determinanti di salute sono presenti. Dico un'ultima cosa su questa, però si dice che c'è casi in cui arriva l'epidemia e dalla peste, che è un argomento che ho studiato storicamente, su cui ho pubblicato un libro con mia figlia, di questioni delle testimonianze della peste. Ecco, la peste è come il Covid, la peste era raffigurata con la morte, con una falce che taglia senza guardare in faccia a nessuno. Ecco, nulla di più falso, nulla di più falso. Ci sono testimonianze già all'epoca in cui la peste del 1630 a Firenze si diceva i signori hanno diritto a uscire di casa in carrozza perché loro sono meno infettati. E un mio amico inglese Università di Cambridge, che ha studiato la mappatura dei quartieri di Londra, si vede che la mortalità è del tutto diversa. Ma guardate che il Covid, cioè le mappe di Roma e di Londra, in cui c'è una relazione stretta fra incidenza delle infezioni Covid e reddito riguardo ai vari quartieri. Ed è logico, la casa più grande, la terrazza, la cultura maggiore, la possibilità di lavorare da casa, eccetera, eccetera. Quindi anche lì c'è stata una mortalità, un'incidenza e una mortalità differenziata. Quindi quando si parla di salute si parla di un concetto assai più ampio rispetto al servizio sanitario. Ma però il servizio sanitario e la lesione di questo diritto da una sofferenza immediata e acuta, secondo me maggiore, anche psicologica maggiore. Non bisogna dire, vabbè, io siccome bevo vino, eccetera, poi se non mi curano è sullo stesso piano. C'è una emotività e i diritti uno li sente in maniera diversa e li pratica in maniera diversa, ecco. Grazie. E no, anche poi anche in relazione a questa ultima cosa che ha detto, mi viene in mente appunto gli ultimi recenti casi delle aggressioni nell'ospedale, che potrebbero essere anche legate a questa, no, magari
anche presunzione di avere, di non avere avuto accesso al diritto alla salute, quindi no, non so se è corretto, magari poi integrerà. E io volevo porre adesso un tema un po' provocatorio, e proprio sulla alla luce di quello che dicevo prima, citando lei, cioè che il sistema sanitario è sostenibile nella misura in cui i cittadini lo vogliono e intendono sostenerlo, proprio vorrei porre questa domanda diretta. Nel nostro paese, cioè negli ultimi 15 anni, almeno dal 2010, quindi non è questione di questo governo o quello precedente, qui si parla del 2010, si è assistito quasi ad una crescente volontà politica, penso, di indebolimento del sistema sanitario a vantaggio di un aumento di progressione del sistema privato nel nostro paese. Quindi indirettamente una privatizzazione non manifesta, però mai nessun partito politico o forza politica va onestamente a dire, no, che c'è in atto una sorta di privatizzazione, che sarebbe contro la Costituzione, però assistiamo al fatto che almeno un quinto della popolazione italiana non si cura perché appunto non, è stato leso questo diritto sostanzialmente. Quindi lei cosa ne pensa? È vero, c'è stata, si è vista, cioè non solo nel definanziamento che è evidente, si parla di 31-35 miliardi di euro, oppure dal percentuale PIL rispetto alla Germania e alla Francia. Proprio in generale, se secondo lei ha osservato nel corso degli anni una volontà politica, lobbistica? Ma intanto chiariamo la questione. Il definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale c'è stato. Chi racconta che via via tutti gli anni si aumenta la spesa non tiene conto di parametri assolutamente logici che sono quelli dell'inflazione, cioè rispetto all'inflazione si è avuta per 12 anni prima del Covid una netta riduzione della disponibilità economica e quindi della capacità di acquisire prestazioni, servizi, eccetera, eccetera. Si è avuto un rialzo di spesa durante il Covid, analogo a quello degli altri paesi, ma inferiore percentualmente di quello che è stato in Francia, in Inghilterra, in Germania, e poi finalizzato alle spese, e ora si ha una ulteriore riduzione anche rispetto al prodotto interno lordo, si parla del 6,1-6,2. Tenete conto poi che quando si parla della finanziamento rispetto all'inflazione, il paniere dell'inflazione non è il paniere sanitario, perché i costi sanitari poi hanno due caratteristiche, diciamo. Una, il fatto che i costi dei prodotti, pensate, ora si sta discutendo del, fra virgolette, vaccino per la bronchiolite nei bambini, no? Poi dirò qualcosa su questo perché mi pare fondamentale, è stata una carrettina di tornasole secondo me, però faccio dopo, eventualmente. E in questo e quindi i costi dei farmaci, i costi delle tecnologie che sono prodotti in larga parte all'estero. L'altro elemento è che noi ci troviamo di fronte a una popolazione che progressivamente la percentuale di anziani e di anziani soli nel nostro paese è in crescita, e quindi voglio dire anche sotto il profilo assistenziale la struttura familiare che ha tenuto e ancora in parte tiene in una
in un'attività di cura nel senso ampio, sostanzialmente sulle spalle delle donne poi, e sta avvenendo progressivamente meno. Quindi siamo di fronte a un notevole definanziamento. Quali sono le ragioni? Le ragioni sono in un innamoramento del liberismo da parte sfrenato, da parte proprio una questione più che ideale ideologica che si è diffusa anche in larga parte del mondo progressista, con qualche ripensamento ora, con difficoltà, e questo anche negli altri paesi. In Italia c'è una, insomma, si è pensato che la crisi economica che si è abbattuta sull'Europa e sull'Italia indubbiamente si potesse risolvere facendo cassa, usando come bancomat la scuola e in particolare la sanità in misura maggiore, perché mi girano più quattrini. Ma noi siamo di fronte in Italia, in misura più rilevante rispetto ad altri paesi, in un ritiro dello Stato sul settore industriale, sul settore pubblico. Guardate che noi si pensa all'Italia come un paese in cui il pubblico è diffuso, è il paese che ha meno dipendenti pubblici rispetto alla Francia, rispetto all'Inghilterra, rispetto alla Germania, rispetto agli Stati Uniti. Noi ne abbiamo di meno e ci siamo ritirati. Caso all'Italia, ci siamo ritirati in maniera molto rilevante, perdendo anche, pensate, sul piano dei vaccini. Io ho lavorato a Siena, non sui vaccini, ma insomma un centro vaccinale con Sabin che veniva, e con la produzione del vaccino antipoliomielite che si mandava negli Stati Uniti. Insomma, c'è un ritiro in questo senso in misura rilevante, di cui si sente gravemente. Quindi, e poi c'è, questo è un dato mondiale, c'è una finanziarizzazione della sanità, perché è un settore che tira, perché signori, quando si sta male non si guarda spese, insomma, si mette mano ai risparmi. E voglio dire anche, cioè, i dati hanno portato il quale, gli italiani sono stati e sono risparmiatori più degli altri, cioè hanno. Allora, sarò esplicito, tanto se il motto non mettiamo le mani nelle tasche degli italiani, motto reazionario, è stato invece girato: mettiamo le mani nelle tasche di chi sta male, perché quindi non protestano. Diciamo, anche c'è una solidarietà, glielo impresterà il nonno, la zia, ecco, c'è quel risparmio. Secondo me c'è questo calcolo qui. Poi vedete che i grandi gruppi industriali, compreso quello, oggi era sul giornale per altri motivi, della famiglia Agnelli, sta facendo grandi investimenti sulla sanità, gruppi internazionali nelle residenze sanitarie assistite. Oggi sul Milano Finanza c'era un lungo trafiletto che indicava il settore sanitario come elemento di finanziamento di investimenti, consigliando di investire lì. Insomma, c'era il 13% per alcuni settori di reddito annuo. Quindi la popolazione invecchia, i bisogni invecchiano,
e ancora l'Europa e l'Italia soldi da parte ce l'ha e non le investe, invece di chiedere contributi sulla base del reddito, non si piglieranno perché politicamente in questa cultura è più facile, non si piglieranno via via quando uno ha bisogno, vedrai che li tira fuori. Sono esplicito, secondo me è così. Grazie, no, appunto, ho fatto la domanda perché fosse esplicito, non volevamo appunto trattenerla nel senso, nella risposta, anche perché penso che sia interessante anche poi quando ci saranno il confronto con i partecipanti, magari anche approfondire certe tematiche. E, ecco, in parte ne abbiamo già parlato, no? Quando si parla di sostenibilità del sistema, molto spesso si fa coincidere anche qua la sostenibilità economica del sistema, no? Ed esclusivamente in ambito economico, sul definanziamento in particolare. Ma è veramente solo lì il problema oppure c'è qualcosa di molto più ampio? In parte ne abbiamo parlato all'inizio, ma quali sono i potenziali? Io vedevo, cioè, ho letto il libro tempo fa, ma mi piaceva moltissimo un capitolo dalla riduzione degli sprechi alla riduzione dei bisogni. Penso che, ecco, questo sia un tema importante, volevo sentire questa risposta su questa tematica, secondo me molto centrale. E anche un'altra cosa, una mia considerazione: se secondo lei un'implosione del sistema sanitario nazionale possa condurre il paese in una grave crisi economica? Beh, diciamo, da quale incomincio? Dall'ultima? Non è più semplice, non lo so se sono. Beh, insomma, diciamo, intanto un'implosione del sistema sanitario dia un'implosione della situazione economica del paese è una domanda che chiede un oracolo o un economista, che generalmente fanno previsioni oracolari e poi non avvengano, dice, no. Quindi voglio dire che in qualche misura io mi domandavo, spesso si è sentito dire che bisogna incrementare i consumi perché in questa misura si incrementa il PIL, eccetera, eccetera. Noi, faccio un esempio, noi abbiamo una situazione drammatica nel personale, essenzialmente del personale infermieristico. Io, per dare un'idea chiara, dice, quanti sono per popolazione, tot rispetto a me. Allora, se noi si dovesse avere il personale infermieristico che hanno gli inglesi sulla popolazione, gli inglesi è un paese piuttosto tirato nell'organizzazione, ne dovremmo assumere 135.000. Se noi, se avesse quelli della Francia, dovremmo assumere 220.000. Cito a memoria, ma sono le dimensioni. Se noi si dovesse assumere gli infermieri per avere il rapporto alla popolazione, quelli della Germania sono 350-360.000. Poi ero in visita a una serie di ospedali in Svizzera qualche anno fa e avevo con me pochi medici, due medici, essenzialmente architetti, i quali mi guardavano, dicevano, hai visto qui come è pulito, come funziona? Tra l'altro, entri nel pronto soccorso, se non ci sono tutti vuoti perché fanno velocemente, eccetera. Dicevano, si vede che loro sono più bravi, Allora gli ho detto, scusi, ma quanti infermieri, scusa, quanti infermieri, cioè,
Allora ho fatto il calcolo: per avere gli infermieri che hanno in Svizzera bisognerebbe assumerne 730.000. Allora, voglio dire, io mi sono domandato, sì, dice, non è possibile, per l'amor di Dio, non è che domani si fa un bando per 730.000, neanche, però se si riuscisse ad avere un'attività professionale che ora è qualificata, che è necessaria e sempre più necessaria, per quello che dicevo sulla popolazione anziana, e che è prevalentemente femminile, anche se è un po' mascolinizzando, a differenza della professione medica che si è femminilizzata, giustamente, ora sono un pochino più le donne rispetto agli uomini, ma che è ancora il 70% femminile, insomma, e per alcuni aspetti lo sarà ancora. Noi non si avrebbe un livello di occupazione qualificata di primo o di secondo stipendio in un nucleo familiare, una maggior natalità, una acquisizione di case, di riutilizzo di case esistenti, di consumi. Quindi in qualche misura bisogna dire che questo elemento qui è un elemento rilevante di beneficio per il prodotto interno lordo, per dirla proprio in una battuta, di entrate fiscali, di entrate pensionistiche contributive. Ecco, questo vale per questo e per altri settori. Uno studio dell'Ufficio parlamentare di bilancio che mi hanno girato confidenzialmente per ora dava una relazione fra impiego pubblico e sviluppo dei paesi. Poi tenete conto, ad esempio, voglio dire, quando l'Italia è cresciuta dal punto di vista della ricchezza, è stato il periodo in cui l'impiego pubblico e il sistema di welfare si è sviluppato e devo dire i criteri fiscali erano diversi da quelli attuali e da quelli a cui stiamo andando, però non tocco questo tema, non sono un esperto. Ecco. Quindi, insomma, voglio dire, in questo senso mi pare che non sono in grado di dire se crollasse il servizio sanitario verrebbe giù, insomma, anche se è un settore che produce PIL, non tenete conto degli occupati, dei medici, degli infermieri, tenete conto delle attività collaterali che sono tutte private, dai farmaci alle pulizie, alla realizzazione degli edifici, ai trasporti, eccetera, 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 eccetera. Quindi in questo il cosiddetto indotto, in senso non fisico diretto, ma insomma è estremamente, estremamente rilevante. Questa è la prima questione. La seconda questione è lavorare su una serie di problematiche e di sprechi. Diciamo che gli sprechi esistono e non si azzerano. Questo non esiste un acquedotto che porta il 100% dell'acqua. Esistono gli acquedotti che ne perdono il 60%, che è una caratteristica italiana, però non è una caratteristica mondiale. Nessun acquedotto è a tenuta a stagno, però insomma, ecco. Quindi ci sono alcuni elementi di organizzazione che poi sono possibili, però se c'hai il personale adeguato, se c'hai... noi abbiamo personale molto anziano mediamente, capito? Anche questo è un problema. Abbiamo una questione io sono un ospedaliero,
anche se la mia formazione epidemiologica è di tipo, però è anni che lavoro ancora, lavoro sugli ospedali, devo dire che la struttura ospedaliera è il punto dove ci si va, avete visto sul Corriere della Sera la come si chiama, la brava giornalista che ha fatto il report della quantità, cosa che si sa dalla Gabanelli, che si sa benissimo, ma insomma lì era espressa in maniera sintetica e intelligibile anche a un pubblico meno all'interno, però quello che non funziona è lasciate perdere l'Emilia Romagna, la Toscana un po', ma insomma l'assistenza territoriale. Noi si è fatto un'operazione di riduzione dei posti letto. Io quando sono entrato negli ospedali siamo arrivati nel 71-72 10,2 posti letto ogni 1000 abitanti, ora siamo a 3,4 ogni 1000 abitanti. Voglio dire, è un taglio giusto per i cambiamenti che ci sono stati di organizzazione, di terapie, di ambulatorializzazione di tante cose, eccetera, ma che non regge se allo stesso tempo non avevi una riorganizzazione del territorio in maniera che non c'è stata in maniera assoluta, salvo qualche encomiabile esempio in cui la Casa della Salute in Emilia Romagna, un po' meno in Toscana, un pochino in Veneto, ma quando io vedo i dati, poi i medici che ci vanno rappresentano il 20%, gli altri fanno l'ambulatorio spesso alcuni nel sottoscala della farmacia, ecco, scusate, perché sono strutture private non aperte al pubblico, con rischi da parte loro che in alcuni casi persone encomiabili poi hanno subito, e dall'altra parte l'impossibilità di fatto di collegarli con l'ospedale, di dargli attrezzature, eccetera, eccetera. Quindi la non riorganizzazione del territorio non poteva portare a questa riorganizzazione dell'ospedale. Poi ci sono alcuni consumi che sono inappropriati. Noi siamo il paese in cui abbiamo un'altissima quantità di utilizzo di antibiotici con problemi poi di resistenza più degli altri paesi, e siamo un paese che si utilizza poco i farmaci non griffati, per dirla, e dove si utilizzano meno nelle regioni che hanno reddito più basso. Quindi è un problema, si consumano di più i farmaci griffati in Calabria, in Campania, rispetto se vai in Lombardia o in Toscana, insomma siamo nelle medie europee o vicino, e di là invece, a parte poi politiche del farmaco internazionale che gridano vendetta. Allora, io prima si parlava dell'invecchiamento della popolazione, no, della contrazione dei finanziamenti. Quali sono, in parte ne abbiamo già dette, le politiche che potrebbero adottare i cittadini comuni efficacemente? E quali sono invece, in parte anche questo l'ha già detto, le politiche nazionali? Ma a me interessa anche se, secondo lei, ci dovrebbero essere delle politiche sovranazionali rispetto proprio al tema della salute, perché sempre di più gli investimenti in quest'ambito sono importanti, quindi se lei ritiene che ci debbano essere anche delle politiche sovranazionali, penso politiche anche proprio europee. Ma le politiche nazionali, secondo me il punto è
punto più drammatico è quello del personale ormai, è quello del personale ed è una questione che nessuna politica è in grado di risolvere in tempi veloci, perché la formazione di un medico comporta una decina d'anni, perlomeno, la formazione di un infermiere comporta meno tempo, ma insomma, e quindi noi siamo di fronte a questo fenomeno. E di medici ne abbiamo abbastanza con la crisi attuale e con un andamento che in termini di medici che si laureano, dato che ci sono i dati di entrata i dati di uscita, che sono le curve pensionistiche, cosa che è stampata da 10 anni, 15 anni, eccetera, e di cui i governi non se ne hanno guardate, cioè quando mi hanno chiesto nell'ultimo dibattito, ma secondo lei dice la programmazione era sbagliata? No, non era sbagliata, non hanno programmato alcunché. Quindi siamo in una situazione in cui la situazione dei medici in termini quantitativi assoluti si sta risolvendo nel giro di qualche anno. Abbiamo però un grave problema di orientamento e di tenerli nel settore pubblico da un lato e di tenerli in Italia dall'altro lato, perché noi rischiamo di formare medici, costo di formazione a un medico è 200-250 mila euro fra il periodo di laurea e specializzazione, e poi mandarli, lasciarseli andare inevitabilmente negli altri paesi, ora anche in Medio Oriente, tra l'altro, che è un punto di attrazione in Israele, in Medio Oriente e poi in Germania. Questo non sarebbe un problema se avessimo uno scambio, ma noi abbiamo il 2% di medici che vengano, e mentre l'Inghilterra ce n'ha il 32%, la Germania ce n'ha il 25%, la Francia ce n'ha il 28%, quindi l'interscambio di là ce l'hanno, in alcuni casi c'è un elemento culturale, vedi l'Inghilterra, in altri casi insomma ce l'hanno per motivi ambientali, di ambiente di lavoro, di attrattiva, di stipendio, eccetera, e noi non ce l'abbiamo. L'altro elemento è che se uno va a esaminare, io su questo ho lavorato, le domande alle scuole di specializzazione, quelle che hanno una maggior rilevanza per il servizio pubblico, chirurgia generale, terapia intensiva, ecco, sono pronto soccorso, cioè medicina d'urgenza, le domande sono nettamente inferiori, in alcuni casi sono il 20-25% dei posti che vengono offerti. E questo è che è dovuto che sono i settori più stressanti e sono i settori che offrono meno attività libero professionale, perché se vai a vedere la dermatologia, l'oculistica, la chirurgia plastica, eccetera, invece è al 100%, e peraltro non bilanciano, non è che dice noi vi si dà meno posti in chirurgia plastica, perché ancora il dominio accademico su questo, siccome la programmazione sanitaria, termine programmazione, è una questione che evidentemente richiamava l'idea dell'Unione Sovietica, forse per cui l'hanno scartata, non l'hanno, sì, la pianificazione, i piani quinquennali, esatto. Ecco, e quindi una cosa di confusione mentale, e questa è la situazione drammatica. Come risolverla? Bisognerebbe incentivare, anche fine se ne è parlato anche in sede sindacale, con
l'ultimo incontro in sede di CGIL, di incentivare anche determinati settori e anche di dare una valutazione, so che è complessa, ma esiste un sistema di valutazione che io ne ho fatto parte di commissioni per le aziende, organismi indipendenti di valutazione, che però sono del tutto inutili, perché gli si dà una cifra: a chi è bravo gli dai 2.000 euro, a chi non è bravo gli dai 1.000. Quindi rispetto a un'attività libero professionale, quindi è un sistema che in qualche modo bisogna tamponare. Vengono dall'estero, cioè il problema dei medici e anche degli infermieri di farli venire dall'estero è un tema che pone alcuni quesiti di tipo morale internazionale, cioè impoverire ulteriormente il personale infermieristico di paesi, come si diceva, in via di sviluppo. Questa è una questione, sì, si può pensare, faccio una scuola in Etiopia e poi li porto qui invece di lasciarli lì. Insomma, questa è una questione. E sul piano infermieristico le domande alla scuola infermieri stanno crollando, c'è un problema vocazionale, bisognerebbe studiare questa questione qui, intanto qualificare, anche lì c'è un problema economico, c'è un problema abitativo per andare a cercare un posto a Firenze dove c'è la scuola infermieri di Careggi eccetera eccetera, non è possibile, ormai si fa tutti bed and breakfast. E quindi le città universitarie, fra l'altro lo si vede, alcune città universitarie sono meno attrattive per problemi anche abitativi. Un tempo si facilitava l'abitazione in maniera, c'era il collegio, no? E ora bisognerebbe trovare anche un sistema di incentivo. Poi sono carriere che bisognerebbe qualificarle all'interno, mentre restano tutte piuttosto, anche dal punto di vista retributivo, piuttosto basso, non c'è una crescita, non dico fin dall'inizio, ma insomma progressiva, diventi incentivante. E poi anche, non lo so, dare un messaggio che non è, se ne è parlato a lungo in questi giorni, non è, danno un messaggio che non è il manifesto in cui si vede l'infermiera che sorride. Insomma, io mi ricordo che quando iniziai all'università ci fu un boom di iscrizioni, perché c'era un originale televisivo, forse qualcuno con Alberto Lupo che faceva il medico di un romanzo inglese, e insomma questo stimolò la cosa. Ecco, non so, c'è qualche cosa di elemento di testimonianza rilevante, ora è un campo su cui non ho da dare consigli specifici, però questa è una questione, e quindi la questione di indebolimento è prioritariamente, noi non abbiamo una povertà di tecnologie, Noi abbiamo risonanze magnetiche, TC, PET in quantità molto maggiore di quello che c'ha l'Inghilterra rispetto alla popolazione. Siamo come la Germania, sono un po' vecchiotte, e quindi la distribuzione, eccetera. Sì, però insomma si è superato i 150 robot, la robotica in sala operatoria ce l'hanno anche a Pescasseo, io a volte vedo, insomma, vedo le sale ibride, le vogliono dappertutto, si sta progettando a Livorno, voglio dire, non è quello, perché lì c'è fra l'altro la pressione o la promozione dell'industria, che sono industrie molto interessanti, avanzate, Siemens, Philips, eccetera, però c'è anche la necessità di fare posti attrattivi rispetto ai professionisti, ecco, questo è vero.
Però non è quello il punto. Il punto è proprio che la povertà di personale poi innesta un problema a cascata, a cortocircuito, per cui se non ho colleghi e devo sovraffaticarmi e li vedo andare via, vado via anch'io perché non ce la faccio più. Cioè, c'è il burnout e c'è una situazione lavorativa, per cui lì bisogna iniziare, ma avere una pianificazione che con un timone che tenga la rotta per un periodo lungo fino ad avere risultati e riuscire a rimettere l'imbarcazione sulla rotta giusta. Allora, siccome io sono, vi ho detto all'inizio la mia provenienza, diciamo, di volontario, mi ero preparato un po' anche questa domanda. Mi pongo sempre il tema, no? Cioè, molto spesso le associazioni svolgono, le associazioni in ambito sanitario sto parlando, molto spesso svolgono delle azioni supplettive rispetto allo Stato, più che essere sussidiarie. Volevo capire da lei se anche un ruolo, una maggiore coscienza politica delle associazioni, soprattutto quelle grosse in ambito nazionale, sanitarie, potrebbe essere utile per creare pressione, quindi una lobby positiva in Parlamento e quindi attivare tutta una serie di attenzioni rispetto, non solo al Servizio Sanitario Nazionale, ma a quelle politiche che prima accennava. Ecco, perché il ruolo dei corpi intermedi dello Stato, qui prima si parlava di cosa potevano fare i cittadini, cosa potrebbero essere le politiche urgenti a livello nazionale, qui mi concentro anche sul corpi intermedi, quindi cosa possono fare i volontari organizzati, perché io non penso a un cittadino che si mette a scrivere all'assessore regionale oppure al ministro della salute lamentandosi, no? Cioè, l'efficacia sarebbe molto minore di un corpo organizzato intermedio. Ecco, questa è una mia domanda abbastanza difficile. Sì, no, la risposta, sono pieno di dubbi su questo, nel senso, sì, diciamo questo, un tempo parlando di corpi intermedi si pensava ai sindacati, ai partiti, anche al non come sede centrale o rappresentanza, ma come presenza territoriale, la Casa del Popolo, l'associazione, l'ARCI, le associazioni cattoliche, eccetera, eccetera. Ecco, che però rappresentavano interessi abbastanza generali. Questi, come è noto, si sono indeboliti e quindi poi ora c'è l'idea, c'è il presidente e il popolo, no? Quindi si sono indeboliti, uso un termine eufemistico, insomma. Quindi poi ci sono una rete di volontariato molto forte in Italia, molto, molto diffusa. C'è un volontariato vero, un volontariato, lo chiamo meno vero, ma non voglio essere in alcun modo offensivo, diciamo che invece in parte inevitabilmente è surrogato dal pubblico, nel senso, io vengo da una città e da una regione che ha un forte volontariato, la Misericordia, la Pubblica Assistenza, eccetera. Devo dire che una parte di questi fanno un'attività che non può non essere pagata e in qualche modo però delle volte distorge l'elemento, si fa confusione fra quello che è volontariato e quello che è un'attività che ha una parte che nasce dal volontariato, eccetera. E in che misura queste possono intervenire su questo insieme?
se possono, non lo so, ecco, bisogna, sarebbe bene che lo facessero, se lo facessero bene. Ecco, non so se siamo in grado di dare un'idea che ciò sia possibile. E qui tocco un tema spesso meritorio, ma non sempre pulite, nel senso non giuridico, ma associazioni di pazienti hanno, anche qui forse inevitabilmente, una relazione forte con le case farmaceutiche a livello internazionale in misura rilevante. Ecco, non è facile sempre che l'azione che la casa farmaceutica, la casa di produzione stimola sia corretta e che non riesca ad utilizzarla come lobby per i propri... Cioè, c'è una letteratura internazionale su questo che richiama problematiche sull'indipendenza, sì. Ecco, anche inconsapevole di utilizzo. Ecco, per cui non saprei in che misura, diciamo, idealmente, io penso che una mobilitazione generale su queste questioni qui, di cui il volontariato dovrebbe essere parte, sia indispensabile quando si è portato avanti, dico sì perché come italiano, insomma, non come per la riforma sanitaria è dovuta a una grande mobilitazione, uso un termine un po' poetico, ma una grande mobilitazione di popolo, ecco, senza di questo le riforme non si fanno, e quindi penso che dovrebbero partecipare. Ho più dubbi su una localizzazione politica, tra l'altro con questa, non dico classe politica, questa struttura politica, però dietro a questa che insomma che è meno preparata di quella che usciva un tempo dalle scuole di formazione e anche dalle elaborazioni per fare la costituente, ecco, capito? Cioè lì c'era poi un controllo anche eccessivo, anche con tutti, però c'era un controllo e anche delle radici ideali con cui poteva uno essere più o meno d'accordo, ma che radicavano. Ora, qui è una melma un pochino variegata, per cui avrei dei timori a rispondere sì, è un'ottima idea, ecco. Io mi riferivo anche al discorso della tanto ventilata, no? Coprogettazione, sì. Coprogrammazione, ecco, sì, cioè quei comitati, sì, misti. Questo è un altro tema, cioè questo è un tema un po', allora rispondo in maniera diversa su questo, che siamo di fronte a problemi complessi su cui che riguardano tante cose, come si fa un servizio, come si alloca una struttura sanitaria, eccetera, di cui il tecnico, l'amministratore non ha una visione completa, una capacità organizzata di ascolto e di sentire non è solamente un atto doveroso verso la gente, ma è anche, se è ben organizzato, un sistema corretto per acquisire conoscenze, e questo è un elemento di coprogettazione che andrebbe fatto in maniera più sistematica di quello che le pubbliche amministrazioni fanno, perché c'è delle conoscenze di chi vive su un territorio, di chi conosce le abitudini, di chi ha sentito che cosa si dice al mercato di Sant'Ambrogio che io frequento, essendo anche appassionato di cucina, ecco, in questo senso credo che sarebbe estremamente utile. C'è qualche esperienza limitata
si è fatta un'esperienza sull'ospedale di Livorno, in cui ho dato qualche contributo alla progettazione, e lì con la legge regionale di consultazione fatta se opportuna, però insomma con molti limiti, perché poi chi viene a parlare partecipa, però credo sia un'esperienza che vanno fatte. Grazie. No. Tra l'altro mi era venuto in mente e me le sono scritte, poi dopo, adesso quando parlavo mi è venuto in mente, quindi me le sono andata a tirare fuori. Una sua frase quando diceva: spesso gli uomini si ammalano per essere aiutati. Spesso gli uomini? Si ammalano per essere aiutati, allora sì, bisogna aiutarli prima che si ammalino. Salutare un vecchio non è una gentilezza, ma è un progetto di sviluppo locale e sociale. Ecco, quando anche queste associazioni, cioè questa rete sociale che tiene, può essere anche un modello di sviluppo sociale che è molto interessante. Sì. Io concluderei il mio ciclo di domande, una nodosa, cioè nel senso sull'autonomia differenziata, no? Cioè, quindi siamo passati dalla riforma costituzionale del titolo V a un progetto di autonomia differenziata che io volevo sentire da lei, visto che è esperto su queste tematiche, appunto le ripercussioni sulla popolazione, su di noi, sulle nostre esistenze rispetto ad un progetto di riforma costituzionale del genere. Non tanto sulla bontà o sulla cattiva, no, nel senso proprio sugli effetti finali su di noi. Beh, qui si potrebbe parlare a lungo, ma io penso che il pubblico ne abbia... sì, volentieri. Però vengo a una risposta su questa molto discorsiva. Ed è dovuta a un fatto che ieri sera ho scritto una lettera a un giornale, non so se la pubblicherà, su questa questione, che secondo me spiega bene l'autonomia differenziata nell'ambito della sanità. Allora, voi sapete che c'è stata una polemica, forse l'avete vista tutti, su un farmaco gratuito per la bronchiolite che colpisce i bambini. Il ministero ha fatto una circolare dicendo che questo la bronchiolite, lo dico, è una infezione virale che cosa fa? Dà un problema ai neonati, bambini piccini, quindi o proprio poco dopo la nascita. In alcuni casi si muore, nei paesi in via di sviluppo si muore frequentemente, da noi meno ovviamente, però chi è ricoverato in ospedale ha una situazione che gli si ripete nell'infanzia e un alto rischio di sviluppare l'asma in età giovanile e poi di portarsela dietro. Ora, esiste un nuovo farmaco, un anticorpo monoclonale, che costa sui 500 euro ed è efficace, tant'è che in Spagna l'hanno dato da 1-2 anni, ha ridotto il 70% di ricoveri ospedalieri, perché di ricoveri ospedalieri, che quindi di casi gravi. Allora, la circolare dice: le regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario non possono garantire la somministrazione dell'anticorpo monoclonale nirsevimab classificato in fascia C da AEFA, in quanto trattasi di prestazioni extralea, quindi loro non lo possono dare. Sì, extralea magari sui livelli essenziali dell'assistenza, insomma loro non lo possono dare. Le altre regioni, se con il loro finanziamento, lo possono dare a carico dei loro bilanci. Questo ha scandalizzato, so che l'avete visto nei primi, ha scandalizzato tutti, a me non mi ha scandalizzato affatto, non mi stupisce. Io ho detto: a me non mi stupisce nulla, perché
La circolare è formalmente corretta e chiarisce quello che sarà l'autonomia differenziata. Ecco, anche perché io colleziono la raccolta dei giornali sulla sanità, dalla rassegna stampa. Una settimana fa il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato sul Corriere della Sera, al fine di chiarire i benefici dell'autonomia differenziata, ha affermato così. Le faccio un esempio banale. Esiste, cito, esiste il problema, ho preso la lettera, del virus respiratorio sincitiale che riguarda soprattutto neonati e bambini. I pronto soccorso sono pieni. Noi vogliamo fare una campagna vaccinale, ma non possiamo, anche se abbiamo le risorse, perché non rientra nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Per quale motivo non possiamo farlo? Non chiediamo un euro a nessuno. Quindi con l'autonomia differenziata la si potrebbe fare. Quindi noi siamo di fronte a un signore, chiamiamolo così per educazione, che è il presidente della più grande regione italiana, che non è il primo venuto, cioè è di già presidente da oltre 5 anni, dalla legislazione precedente, che peraltro ha un assessore alla sanità, Guido Bertolaso, che è una persona professionalmente capace, quindi, ed è evidentemente lui conosce la situazione del virus. E non gli passa per la mente che sia inconcepibile che solo i bambini che vivono in Lombardia siano protetti e che solo lì si riduca l'ospedalizzazione per bronchiolite, no? Invece i bambini che vivono nelle altre regioni si collocherebbero in 2 categorie. Quelli con famiglia non disagiata e ben informata, che riescono a pigliare il farmaco, e gli altri che non riescono a pigliare il farmaco. E non gli viene in mente di dire c'è questo problema, sentiamo le altre regioni, sentiamo il governo, in cui peraltro non è proprio diverso da lui, sentiamo se si fa un acquisto tutti insieme, se si mette in fascia A, se si fa un provvedimento, se si eroga. Bisogna dargli merito, in questa intervista di aver detto pane pane e vino al vino, cioè e spiegarci con chiarezza che cosa vuol dire l'autonomia differenziata. Ecco, in questo caso vorrebbe dire che Fontana e la Lombardia compra il farmaco e lo dà gratuitamente ai bambini. Una regione autonoma, il Friuli Venezia Giulia, li compra, li dà e poi glielo dà anche dopo 5-6 mesi perché se no scade. La Liguria invece decide di darlo, ma solamente a quelli che non hanno pochi soldi, e gli fa fare l'ISEE. La Toscana e l'Emilia Romagna lo comprano tutti insieme, e la Calabria non fa nulla, la Sardegna la vuole comprare ma le scorte sono finite, la Toscana, l'Emilia Romagna, il Veneto e il Lazio l'hanno comprato a prezzo adeguato, perché, ma sempre più alto che quello in Spagna, e gli altri l'hanno comprato, siccome comprava meno, l'hanno comprato a prezzo più alto. Allora la Corte dei Conti fa un intervento, la magistratura apre un'indagine, in Sicilia non lo dà, un casino assoluto. Cioè il Presidente ha esplicitato in questa situazione che cosa accadrebbe con l'autonomia differenziata su un argomento, quello della distribuzione dei farmaci e dei criteri di linee guida, che poi ognuno se la fa per conto suo. Io lo do e lo faccio ripetere, io lo do fino, non ho capito fino a che età, fino a 3 anni, l'altro fino a 5, e se uno si sposta da una regione, insomma,
Ecco, questo è un esempio piuttosto di tanti discorsi che uno potrebbe fare, la Costituzione, la quantità di problematiche, la non specificità delle regioni. Ecco, un esempio di concreto, si è messo le mani su che cosa vuol dire l'autonomia differenziata. Vuol dire fare straccio della Costituzione. Grazie. Grazie per la chiarezza. Direi che è stato. Ma infatti adesso chiedevo al pubblico. Lo so che le domande del pubblico sono sempre. Però abbiamo a disposizione il microfono, quindi arriviamo a modi Valletta. Patrizia, vieni tu che. Ah, se no fai tu. Perfetto. Benissimo. Perché sicuramente anche voi avrete delle domande da fare e degli approfondimenti su ciò che ha detto il professore e altre magari curiosità, cioè nel senso vedo amministratori pubblici, vedo volontari, vedo cittadini comuni che magari vivono tutti i giorni anche questa situazione sulla loro pelle, quindi penso che è un'occasione unica anche per confrontarci su tematiche molto interessanti e importanti. Accettiamo solo domande facili dopo questo. Grazie. Solo domande semplici. Sì, perché c'è bellezza nella semplicità, giusto? Allora, prima di tutto, buonasera a tutti. Il mio nome è Raffaele, io sono un volontario, indole filantropo, quindi come tale da sempre oggi lo posso fare perché ho le condizioni socio-economiche. Prima di tutto grazie di questa bella testimonianza, di quello che hai detto, questa presenza. La mia domanda nel semplice è questa. Oggi noi stiamo vivendo un'epoca fortemente indecisa, specialmente su quello che è da parte dei giovani nell'intraprendere alcune attività nel campo sanitario, vediamo quello che voi avete anche accennato. E la domanda è questa. L'intelligenza artificiale, diciamo nelle luci ombre, può essere nel campo medico una risorsa del prossimo futuro? Grazie. Non sono un esperto di intelligenza artificiale, quindi un lettore. Devo dire intanto nel prossimo futuro viene già ampiamente utilizzata. Qualche mese fa ho visitato il centro di ricerca della Philips sull'intelligenza artificiale, stanno lavorando in particolare nell'ambito della diagnostica d'immagine, per cui automaticamente una prima lettura si fa dei risultati delle TAC, delle risonanze magnetiche e poi ci sono meccanismi di intelligenza artificiale di orientamento, si fa anche sulla diagnostica di anatomia patologica e anche di orientamento diagnostico in base alla valutazione dei sintomi, dei risultati e la rilettura della letteratura eccetera. Quindi penso che possa, che stia dando un contributo che possa dare un contributo con due attenzioni. Una è che l'interazione poi fra le persone non venga abbassata, ma in qualche misura possa essere amplificata, dando più spazio e più tempo a quello che è il rapporto umano e poi migliorare la diagnostica. E l'altro elemento su cui ho posto a esperti, senza avere però una risposta, qualche domanda, se si raffina la diagnostica, in che misura abbiamo una sovradiagnosi, ad esempio, no? Di già
io mi sono occupato a lungo, non mi occupo più di tumore, sono oncologo, di tumore di screening. Alcune diagnosi oltre precoci, banalizzo, se io esamino una mammella e vedo, riesco a vedere 2 millimetri, è una diagnosi precoce. Se riesco a vedere 1 millimetro, può darsi sia una sovradiagnosi, perché quel tumore non si sarebbe sviluppato. Se io vado a riuscire a vedere la prima cellula, quanto faccio di sovrainterventi e di aumento di... Ecco, esiste un problema di questo tipo qui, che per ora non è minimamente quantificato. Ecco, anche perché per quantificarlo devi avere un follow up, e quindi questo problema secondo me esiste e va tenuto conto. Tutte e due, la prima è una questione più generale che riguarda il rapporto fra l'uomo e l'intelligenza artificiale, la seconda invece è una questione che riguarda l'elemento diagnostico che già si poneva per esempio negli screening della mammella, e anche perché poi alcune di queste attività, non parlo viste poi in termini di sopravvivenza e non di anticipazione diagnostica o di mortalità generale, non sempre i dati nei vari paesi. Quando noi si è iniziato negli anni 70 a fare gli screening di tumore alla mammella, si partiva dall'autopalpazione e poi c'era una prevalenza di casi, eccetera. Ora invece, ecco, quindi è un problema che va circondato di attenzione. Se ci sono altre domande? Sì, c'è una domanda. Chi è? Ecco, io volevo chiedere al professore cosa pensa del problema dell'inappropriatezza, che è ormai emerso in maniera massiccia nella letteratura medica, e che ognuno che faccia il mio mestiere, perché io ero medico ospedaliero, ha toccato con mano quotidianamente. Ci sono diverse cause che mi spingono a pensare che il problema della sanità non sia solo un problema organizzativo di finanziamento, ma anche un problema culturale. Cioè, se questa inappropriatezza, faccio un esempio, che è dovuta a molti fattori, è spinta dal timore medico-legale, è spinta da una tendenza innegabile allo shopping sanitario, non è forse il caso di chiederci, cominciare ad affrontare il problema chiedendoci cosa possiamo e cosa dobbiamo chiedere alla medicina? Grazie. C'è una letteratura filosofica su cosa chiedere alla medicina, come lei saprà, o te, visto che siamo colleghi, saprai, e probabilmente mi potresti insegnare. Quindi, insomma, uno, avere il senso del limite. Penso a un'inappropriatezza, per esempio, nelle cure dei malati in fase terminale. Si vede che per trattamenti, quando mai non sono palliativi, ma si fa per abitudine, si fa per ignoranza, si fa per dire... C'è un'idea, più spendo e più sono tutelato perché non mi si accusa. Questo
questo lo si vede anche, anche nell'ambito delle... Che specializzazione ha? Io ero medico internista e angiologo. Ah, si vede anche nelle tecnologie. Nelle tecnologie, io allora faccio per esempio, forse non tutti. Ora in qualsiasi sala operatoria si fa ISO 5 invece che ISO 7, ISO 5, cioè i livelli di ricambi d'aria, di filtrazione, eccetera, devono essere, perché se viene un'infezione, noi si è speso, si era messo ISO, laddove la letteratura, l'Lancet e i lavori presi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità attestano che forse nell'ortopedia serve. Il problema è i comportamenti, l'apertura delle porte, eccetera, eccetera, no? In ogni modo c'è questo, direi, ma io ho fatto il possibile, gli ho dato l'antibiotico di ultima generazione, quindi c'è il non senso del limite nella medicina, c'è poi ho casi chirurgici emblematici, forse poi ti racconterò un colloquio che ho avuto con Barnard a Quattro Occhi, sì. Dava il non senso del limite quando mi ha raccontato, non è che fossi amico, era venuto in visita a Firenze, era assessore e in quattro persone si andò a cena, mi descrisse quando le ha levato il cuore, il torace era vuoto. Uno si sente Dio, no? Ecco, quindi c'è questo rischio riferito alle... E c'è un'idea invece della slow medicine che è una cultura limitata in tempo. Mi pare che c'è anche l'idea dell'aggressione che uno può avere, che quindi insomma, e poi c'è l'idea che il farmaco è una merce, e che questo voglio dire, c'è una reclama che mi ha colpito anche per motivi personali, nel senso che conosco il luogo di produzione, eccetera, Aboca. Cioè, la reclama dice: te lo pigli diabete, te ipertensione e te colesterolo, la stessa cosa. Ora, non è un farmaco, però è l'idea. Questo insomma è da commedia, no? Eppure un'azienda importante, è da commedia. Ad esempio, io sono quel gran medico, dottor enciclopedico, ecco, da operetta, una cosa così, no? Non esiste un farmaco, né una sostanza che agisce sul colesterolo, sulla glicemia e sulla pressione. E questo, però uno legge quello e poi pensa che ci sia qualcosa che lo mette a posto. L'unica cosa che agisce su tutte e tre è camminare. L'unica cosa è un'attività di cammino, giusto? Direi che abbiamo affrontato molte tematiche, direi che diciamo le domande non vedo che ne provengono ulteriormente, quindi saluterei il professor Geddes ringraziandolo moltissimo, sempre la disponibilità. Qui ci sono pochi libri, pochi volumi, però li potete trovare nel sito del Pensiero Scientifico Editore. Qui abbiamo La salute sostenibile e la sanità al tempo del coronavirus, che sono gli ultimi due libri che ha pubblicato per il Pensiero Scientifico. E volevo chiudere salutandolo, ti passo la parola a te. No, passo la parola alla Patti, però volevo dirvi, facendo una citazione di Vittorio Foa, che ho letto oggi, perché oggi abbiamo sentito, no, il sistema, cioè tutte le difficoltà che ci sono, però non bisogna abbandonare, no, l'impegno, cioè vedere la possibilità di migliorare. Quindi lo cito perché mi è piaciuto molto, oggi l'ho letto. Se vogliamo che le cose migliorino, dobbiamo pensare che possano migliorare.
La scelta è fra un mondo di possibilità e un mondo di fallimenti. E penso che sia la chiusura più bella che possiamo fare, proprio dandoci, non speranza, no, ma proprio un impegno per migliorare le cose, ognuno di noi. Adesso passo la parola alla Patrizia. Io voglio solo ringraziare tantissimo il professor Geddes e Stefano, e anche a voi che avete partecipato, che è la cosa più importante anche, partecipare e riuscire a prendere coscienza davvero anche di questa ultima frase che ci ha letto Stefano di Vittorio Foa, che proprio sottolinea il fatto che non dobbiamo essere solo passivi, non dobbiamo essere, ci vuole l'impegno e soprattutto non la speranza, ma credere che sia possibile. Questo ce l'aveva fortemente anche Gino Strada, sulla guerra, e lui diceva che è possibile che la guerra finisca, smetta, che venga la pace per tutto il mondo. E però dobbiamo esserne convinti, e la nostra convinzione la trasmettiamo anche agli altri. Grazie. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore.